Ciao a tutti. Buona giornata con fortuna, felicità e felicità con i tuoi cari. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 28 febbraio 2021. Oroscopo Capricorno di oggi. Domenica indimenticabile con tante stelle a favore. La mattinata scorre insipida. Ne approfittate per riposare e cincischiare un po', anche prendersi il proprio tempo giova al corpo e alla mente. Super invece il pomeriggio, addolcito dal plenilunio in Vergine, segno di terra affine al vostro, e da Urano che vi solletica con un trigono corroborante. Immaginate il vecchio gioco del telefono senza fili. Voi dite una parolina al sole in sestile al vostro segno e lui la trasmette a Venere che lo abbraccia e a Urano poco distante, tutti quanti in perfetta sintonia. Note armoniche e positive che si diffondono riempiendo l'aria di una dolce melodia. Non smettete di sognare e nemmeno di innamorarvi, e se al momento il bacio è un po' demodé, esistono mille altre maniere per dichiararsi amore. Astro tarocco del giorno per Capricorno. Il giudizio rovesciato. Una coppia è in crisi, perdite d'affetto, rotture, separazioni, divorzi, cause tra ex partner o coniugi, rivalità. Un rivale si fa avanti e distrugge una coppia. I single incontrano persone che li useranno a loro vantaggio abbandonandoli successivamente. Punto. Vantaggi per i nati di lunedì in amore. I nati di mercoledì beneficeranno di una giornata straordinaria sul lavoro e per quanto concerne la serata. Se avete vissuto nel passato una storia extra con un ariete e avete pensato fino ad oggi che ha commesso degli errori, guardate ai vostri e vi accorgerete che vi ha amato oltre ogni misura. L'amore sembra dover vacillare da un momento all'altro per gli amici in coppia, tuttavia avete ottime speranze di rinsaldare le vostre unioni. Portate nel cuore le vostre ansie senza farle gravare sulla persona amata o su chi vi circonda. Ricordate che piccoli gesti d'amore valgono l'eternità. E sopportare le proprie ansie è un gesto d'amore. Punto. Anche se la vostra indole è paziente e buona oggi, qualcuno tenterà in tutti i modi di farvi perdere la calma e farvi arrabbiare. La soluzione sarebbe quella di evitare la persona in questione ma, non potendo, sarà bene mantenere un atteggiamento sobrio e paziente. L'amore non è bello se non litigherello, ma non esagerate, siete troppo nervosi e chi ci rimette potreste essere voi. Punto. Limitate la gelosia. In amore state subendo e dovrete ancora piegarvi alla tristezza. Ottime possibilità di concludere un affare che vi sta molto a cuore. Non portate le trattative all'esasperazione e cercate di concludere nel miglior modo possibile. Probabili noie in famiglia o in casa. Adopera con cautela arnesi taglienti. Teatro, cinema, arte, giochi e tutti gli altri divertimenti ti attireranno. Punto. Siete fortunati ad avere amici sinceri che vi vogliono bene. Tenete veli cari, una chiamata rapida per fargli sapere che anche voi li pensate sarebbe un gesto carino. In questa giornata segnerete un punto a vostro favore in una vostra relazione, sia di amicizia, che di amore. Punto. State facendo un buon lavoro, provate a coinvolgere di più anche chi ha poca voglia di collaborare, soprattutto se vivete in un ambiente in cui la cooperazione è importante. Non avete più bisogno che gli altri vi dicano cosa fare o come comportarvi, avete svolto un ottimo lavoro fino a questo momento e se continuerete di questo passo potreste davvero fare molta strada. Punto. Profilo dei transiti di questa fine mese di febbraio abbastanza glorioso e trionfale per voi. E diciamo anche che il mese che si sta chiudendo vi ha portato notevoli soddisfazioni sul piano emotivo, familiare, amicale di cui non potete lamentarvi. Mercurio e Nettuno e Venere vi sorridono. Senza scordare che nel vostro segno è insediato Plutone. Chi di voi ascolterà i consigli di razionalità, di prudenza, di limitazione di ciò che non è utile, raccoglierà presto gli effetti che la buona sorte avrà preparato nel frattempo. In particolar modo per tutti i nati della terza decade. Punto. Il mese di febbraio si chiuderà meglio di come era iniziato. In generale siete in un periodo propizio per l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, i dubbi non mancheranno. Evitate di fare passi affrettati e mantenete la calma. Non agitatevi inutilmente. Punto.
Il segno del Capricorno avrà una giornata dove l'amore regnerà sovrano. Finalmente siete riusciti a sistemare la vostra vita e state capendo chi e cosa volete che ne faccia parte. Belle notizie anche per quanto riguarda il lavoro. Restate concentrati e rimandate le decisioni alla prossima settimana. Punto. Oggi, secondo le previsioni di Paolo Fox, ti aspetterà una giornata dove l'amore regnerà sovrano. Finalmente hai risistemato la tua vita e giorno dopo giorno stai capendo cosa e chi vuoi accanto a te. Bellissime notizie arriveranno nella sfera lavorativa, rimani concentrato e tutte le decisioni importanti prendile la prossima settimana. Punto. Qualsiasi cosa vada fatta per agevolare il vostro lavoro, sarete in grado di farlo e di portare avanti la baracca anche da soli. Quando sarà il momento però, non dimenticatevi per primi dei vostri sforzi. Punto. Dovete essere ricompensati, meritate tutto il supporto e la comprensione possibile, specialmente da quelli che hanno lavorato meno e si sono appoggiati sulle vostre spalle. Potete essere altruisti, senza essere ingenui. Punto. Kermesse della concretezza, grazie al doppio trigono Luna-Urano-Plutone, tutti in segno di terra come il vostro. Tutto ciò che fate o dite oggi ha il colore e la misura della realtà, evitate promesse che non potete mantenere. Punto. Amore ed Eros, messaggini romantici vi fanno sognare, ma occhio alle illusioni del cuore, il bel tipo conosciuto tempo addietro ma che ancora scatena le vostre fantasie potrebbe rivelarsi diverso dall'immagine ideale che avete costruito. Il primo step è conoscersi meglio, date l'ok all'amicizia ma frenate sull'amore. Punto. Ti butterai a capofitto in una relazione molto stimolante dal punto di vista erotico, e potrai godere delle gioie e del piacere del sesso. Se siete della prima decade, siete persone piacevoli e spavalde, non vi sarà arduo scovare una nuova preda molto disponibile ad amplessi trasgressivi e clandestini. Punto. Celata dietro la timidezza esiste la vostra affettività, che solo chi vi conosce molto bene impara a capire e ad apprezzare. La mettete fuori adesso con la persona amata, con cui vi abbandonate a una fase di magica alchimia, di intesa del corpo e della mente. Successi erotici molto gratificanti per i single. Punto. Lavoro e denaro, rientro tardivo da un viaggio di lavoro che vi ha tenuti in pista fino a stamani, ma per qualcuno l'impegno può durare anche tutto il giorno. Occhio però ai contatti e alle prospettive intriganti ma nebulose, non siete cappuccetto rosso, perciò vagliatele con calma, onde evitare passi falsi. Buona norma fidarsi delle proprie antenne ma dare retta anche alla logica. Punto. Oggi potresti essere suscettibile di cambiamenti d'umore. Cerca di contenerti per evitare contrasti con i tuoi colleghi o comunque con i tuoi superiori. I nati nella seconda decade dovranno fare attenzione a non pensare solo alla stima e al lustro, ma a tenere conto anche dei miglioramenti finanziari. Punto. Se svolgete un'attività dipendente non sentirete affatto il peso della routine, uno scambio di battute con un collega simpatico si tramuta in un sereno alleggerimento della quotidianità. Anche con i capi sperimentate un'insolita freschezza di rapporti, che vi consente di lavorare quasi con più allegria. Punto. Benessere, stare in casa vi deprime, avete bisogno di muovervi, godervi un po' d'aria pulita e la giornata già più luna e luminosa, passeggiando nella natura di una bellezza sorprendente in ogni stagione. La passione per l'arte vi porta a girare fingendovi turisti nella vostra città, magari potreste anche parlare inglese come nella canzone di Battisti. Punto. Con Marte poco amico, la forma fisica e l'attenzione per il corpo lasceranno un po' a desiderare. Vi sentirete stanchissimi e nervosi. Perché non vi iscrivete ad un corso di yoga? Vi infonderebbe una incredibile sensazione di benessere e tranquillità, in barba ai transiti avversi. Punto. Per lei, vero, le banconote toccate da tanta gente sono veicoli di germi e batteri, ma non è il caso di farne una tragedia. Dopo aver contato i vostri dollaroni lavatevi con cura le mani. Per lui, pieni d'amore e gratitudine per la vostra lei, non occorre aspettare l'8 marzo, diteglielo pure oggi, domani, dopodomani. L'anno è composto di 365 giorni tutti fatti per amare. Punto. Colore delle emozioni, pesca. Punto. Barometro dell'umore, sereno. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 9. Punto.
Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.